Доброе утро, cari fratelli slavi, bentornati con un'altra puntata con Mosca. Allora, c'è tanto da fare. Non so se è quello che ho detto all'inizio è veramente buongiorno o qualcosa. Ho usato Google Translate, non so neanche se la pronuncia era corretta, ma tant'è. Allora, ho denotato che la Patriarch Authority spawna solo a cazzo con gli eventi. Non mi piace neanche un po' sta cosa qua, però tant'è. E il bonus lo terremo quando vorremmo fare, perché vedo che la missione dava, vedete, no, da un po' di sito, quando probabilmente o vogliamo corizzare un sacco, perché ci riduce il costo di 10, o quando vogliamo prendere un sacco, technology cost, non l'avevo visto prima, però anche quando vogliamo convertire, potrei farlo anche su, oppure prima di una grande guerra, col morale più 10%, che non è male neanche quello, quindi lo teniamo un attimo da parte. Però siamo pronti a guadagnare corruzione, a perdere stabilità e quant'altro, perché oggi è arrivato il momento. I Boyars hanno più lealtà di influenza e noi andiamo a revocare questo sistema che ci rallenta il progress grow del 33%. Sei sure that you want revoke the privilege? I'm sure. Questo farà incazzare tutti. Oh mio Dio! Catastrofe su di noi. Beh, all'inizio probabilmente sarà un po' catastrofe su di noi, però alle lunghe secondo me questo potrebbe, non lo so, dare bene. Revochiamo anche un po' di terra e tac, siamo già tutti belli che contenti. Allora, cosa facciamo oggi? Tecnicamente ci sono un paio di opzioni, non sono troppo chiare nella mia testa, ma guardate, Pskov potrebbe essere assorbito a un certo punto facendoci fare l'ultima, le missioni queste qua in alto, una delle prime, eccetera eccetera, però poi il resto della situa spinge sul o tradire la Danimarca, che al momento è il nostro unico alleato e non mi sembra buonissimo ancora. Magari se un giorno qualcuno supporta l'indipendenza della Svezia ci infiliamo dentro, oppure andiamo avanti con la storia di distruzione delle orde. Però ho visto che il gioco dà il cazzo con la storia qua. Cioè, Astrakhan comunque gli dà le palle, lui non vuole che esista quella gente qua. Deve essere tutto Mosca qui, il che è un po' insofferente da parte mia. Non che sia troppo richiesto, ora che vedo, non è che ha uno sbocco da qualche parte. Ci dà solo, cos'è che ci dà? Morale, Global Monthly Devastation meno 10, Prosperity. Non è brutto. Anche 100 Power Projection per aver fatto su tutto. Noi andiamo invece da quell'altra parte, cioè bisogna scendere. Quindi Kazan, probabilmente la prossima guerra, si beccherà la scorporazione di alcuni territori. Controllo un attimo quali, gli giriamo intorno e ce lo pappettiamo. Cioè, prima lo mangio, forse gli giro davvero intorno. Volevo lasciargliela la capitale Kazan, però anche no, cioè, pian piano ci smangiamo i confini fino al fiume, fino all'altro fiume, poi quando è piccolo a sufficienza lo pappettiamo. Quindi è lì che andremo, poi scendiamo da Nogai e poi andiamo lì di fianco a Uzbek o quello che c'è, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le ricerche, la prossima idea che infiliamo dentro, sono ancora convinto di andare con Spionage. Non sento la fretta di avere l'exploration, erano l'expansion che dovevamo avere noi per andare di qua. Tempo al tempo, quando finalmente saremo pronti andremo di là e fine, no? Erano l'expansion le nostre. Mi sono solo accorto ora che avevano aggiunto queste idee nuove, l'infrastructure, le Kurt e le mercenari. Quella dei mercenari magari è buona con Venezia in un certo senso. Sembrano tutte carinine. Poi io sono abbastanza nabbo, quindi non so quali siano effettivamente migliori e quali no. Fatto sta che siamo in truce con loro fino al 40, 97, ah ma, fra 5 minuti, no, fino a fine dell'anno. E quindi aspettiamo la fine dell'anno e andiamo là. Nel mentre speriamo che qualcuno abbia voglia di partorire. Sono un po' confuso anche su tutta questa faccenda della tolleranza per la vera fede. Cioè, se dovessi prendere questo, a parte il fatto che non lo faccio adesso perché forse mi servirà l'administrative power, mi darebbe sto più 2. Se vado a vedere cos'è che è, qua mi dice abbiamo un più 1 che mi fa abbassare lo stability cost e poi mi dà ancora tolleranza per la vera fede. Tolleranza, vera fede. Questa è la vera fede, tolleranza per quella situa lì. Forse mi dà più legitimacy? No, non, sotto mi dà. Meno local unrest? È questo che fa solo la tolleranza per la vera fede? Va bene? Non ne ho cazzo idea? Provo pace a me. Fatemi sapere se è una roba buona o quello che è, perché... Comunque, Kazan, salve. Sono venuto qua a riscuotere. Lei si chiede che roba? Io, guardi, non lo so neanche io. Orda dovrei prendere, secondo il mio avvocato. Probabilmente lo prenderemo. Quindi, guardi, gli metto Orda. E andiamo. No, non sarà una gran guerra.
ormai non credo saranno grandi guerre qui intorno sotto questo punto di vista, però tra l'altro mi sono, ecco sì, infatti non posso mandarglielo, giusto, questi qua cosa fanno, stanno lì fermi, posso giampargli la schiena, no, siamo qua fermi, allora aspettiamo, tanto noi eliminiamo gli ultimi ribelli perché ribellarsi è bello, la nuova moda del nuovo non millennio, del 1500 praticamente, in voga sta arrivando la ribellione praticamente, vediamo se riusciamo ad arrivare, ma tanto non riuscirò, vero? Eh no, perché se vuoi andare a prendere devi fare tutto il giro, e allora sti cazzi. Loro adesso cosa faranno? Andranno su per Mari e Monti, arriveranno qua per ma rompere i coglioni e GG. So che ho un po' di soldi da parte, che forse dovrei spendere e investire, ma stavo quasi pensando di creare la basilica di San... cioè la cattedrale di San Basil, che però dà tolerance for the truffade. Magari serve a un certo punto, però boh. Il secondo già mi piaceva di più per l'equilibrium più 5%, no? E in più perché ti fa costare di meno i situi. Però già so che questa roba qua probabilmente non la vedremo in quel gameplay qua. Potrei... quindi in verità c'era anche qua a Neva la possibilità probabilmente di costruire il palazzo d'inverno, che ci dà institution grow e poi assolutismo, ma ancora l'assolutismo adesso non serve. E in più, boh, c'è quella roba lì rossa, questi benefici non possono essere situati, quindi boh, magari probabilmente li spenderò solamente a fare workshop. Il sale, ecco, un po' di sale, dopo aggiungo qualcos'altro ancora, piano piano li faccio andare. No, tanto so già che se li tieni lì, arrivano gli eventi, tipo più ne hai, più l'evento è peggiore, tipo perdi 5, cioè perdi 1000. Quindi non voglio sminchiarmeli così, piuttosto li spendo fra poco. Però adesso non voglio neanche stare qua a farvi vedere sto sito qua, che è abbastanza depressing, in un certo senso. Siamo veloci comunque a tirargli giù. 7-0. Non so neanche se mandargli... orca puttana. Non so neanche se mandargli davvero il coso per costruire... ma sì, dai, tanto per... facciamolo. Tanto so che svegliare un po' la Polonia verso di me e far... mansuetire gli ottomani. Mansuetire, non so. Disagio, dislessia. Eccoci qua. Cioè, io sono ridotto a dover aspettare, ok? Non c'è niente che possiamo fare. Kazan è stato occupato e tutto intorno a noi c'è la nebbia. Cioè, io dovrei andare in giro per Uzbek a cercarmi i suoi alleati del Changatai, o come cazzo si chiama? Sì, Changatai. Forse sono qui sotto. Forse sono qui sotto, non lo so. Non lo so a questo punto, andiamo a vedere. Però per il resto c'è da aspettare, perché Gianfranco qui... il nostro caro amico dice che length of war meno 28, bisogna aspettare. Questa guerra dove io non ho più una terra e non esisto più è durata troppo poco. Che peccato. Dai, prendiamo un po' di manpower e situa lì, togliamo le war exhaust. Almeno quello lì ogni tanto è carino anche quello. Che coglioni. Mi serve qualcuno che mi dia le cartine, cioè non c'ho voglia di andare in giro a esplorare. Tra l'altro non c'è neanche l'azione esplora in automatico, almeno non è attiva. Probabilmente... Non lo so. Ci doveva essere qualcosa probabilmente da qualche parte, però io non me lo ricordo dove che è. Refill Garrison... no, non era... mi sa che era Hunt for the Seven Cities, ma questo non funziona solo tipo nelle zone speciali. E comunque sì, anche se serve... è nelle regioni coloniali, per conto mio è una regione coloniale. Quella lì. Però tante... vediamo se qua sotto è il posto giusto, non so, non vedo. Ti prego, dimmi che sono i loro alleati e possiamo tipo invadere. La caccia nella nebbia, Cristo. Ok, abbiamo scoperto che questa qua è... non so, Transoxania, non so neanche... dove... Changatai, te! Ma io come ci arrivo? Devo passare in mezzo all'Uzbekistan. No, niente, esploriamo l'Uzbekistan. Con quel caso sbelli contro Transoxania. Così, siamo arrivati, ci hanno visto, ci hanno insultato. Stupendo. Oddio mio, no. No, stavo andando per la capitale, ma ho scoperto che esiste un'altra horda di stronzi, Loirat. Quindi non mi fanno passare, devo rifare il giro, quindi si passa da sotto. Sto viaggiando, lentezza. Cos'è successo? Abbiamo convertito. Ma chi me ne frega a me? Battaglia di Kazan, poi. Ma chi sono queste persone? Dovrebbero mai essere morti. Quanto tempo sprecato che potevo... non lo so, magari fissavo comunque lo schermo a non far niente. Però, figa, ti prego, va avanti. Guarda quanto ci vuole per entrare... oh, fermi! Dio, grazie.
A me basta buttare fuori sti Changatai del cazzo. Quanto Oko 16 ha questa provincia qua? L'abbiamo presa? Presa. Anche pace bianca con loro. Clear tutto, pulisci tutto. No, niente. Hanno un buon motivo, ma quel buon motivo non è sicuramente questo. Allora andiamo avanti. Signori, prima o poi ce la farò. Prima o poi ce la farò. Questi hanno rotto il cazzo, ne lo dico. Controspionaggio, bomba sugli ottomani. Uno lo teniamo fermo lì adesso. Qua cos'è che c'è? Sì, togli autonomi a tutti, che a me servono soldi qua, che vedo la gente che vuole autonomi, prende autonomi. Vediamo se riusciamo a vedere, non lo so, la luce fuori dal tunnel. Qualche... conquistiamo anche qua. Questo quanto ha? 19. 19 non dovrei avere il teschietto, però forse perché sono un po' in montagna. The founding of Arkhangelsk. Ah già, là in alto, in mezzo alle cose. Il mare bianco è un mare difficile da navigare, perché, sai, è accessibile solo 3 mesi all'anno. Grazie. Eppure questo mare, vuoi è di grande valore. I mercanti tutti si spostano in provincia, il che ci dà la capitale del Comasi renamed Arkhangelsk. Bla bla bla, renamed quello, ci dà based local development, meno 35, oh carino. Che carino questo evento, finalmente qualcosa di differente, dovrebbe essere, esatto, dovrebbe essere qui. Salve. Quindi voi siete di un qualsivoglia importanza adesso, Arkhangelsk. Sembra quasi la base quella americana, no? Non lo so. Ah, di lì non si può passare? Di lì c'è da fare tutto quel giro di merda? Perché ovviamente per andare alla... ma tanto non vi fanno passare di lì, è inutile. E tu dici, però io passo da sopra. Ma non ci credo, no. Sarà un altro modo per passare di qua. Non lo so. Boh. Fermi tutti, forse ho trovato una quadra. Allora, qua sono venuti a prenderci il giro e ho dovuto ritirarmi perché erano veramente troppi. 25k contro 14, perché comunque sono arrivati un po' a rate, non so da dove, perché non si vede un cazzo quello che c'è. Allora, cosa faccio io? Prendo meno territorio di quello che avevo preventivato, va bene, mi sta bene. Gli tolgo però l'alleanza con Changatai, perché non si può vivere, non posso andare in India fra un po' per... eliminare Kazan, ok? Non posso chiedere War Reparation, ma gli chiediamo i dindini. Anzi no, perché quella roba qua allunga la truce, giusto? Esatto, così finisce nel 1514, faccio così nel 15, beh non è che cambio il cazzo. No, un anno di differenza magari, ma no, sì. Chiediamogli i soldi. Oh, l'unica mia speranza, l'unica cosa in cui io spero vivamente... è che una volta che gliela tolgo, poi quelle teste di cazzo non rifacciano esattamente l'alleanza con Changatai di nuovo. Io spero solo quello. Non c'è qualcosa che posso fare. Magari non gli chiedi soldi. Aspetta, vediamo. Ultima prova. Magari gli chiedo di liberare Sibir. No, non lo accetta. Dai, chiediamogli soldi e chiudiamola qua. Mi hanno già rotto il cazzo. Va bene? Basta. Madonna mia. Ho scoperto mezzo Uzbekistan prima di fare tutta questa faccenda qua. Adesso non ho idea di quello che faccio, ok? Mi prendo una pausa, vado a farmi un bicchierino. Stavo cercando un modo per situare le situazioni con la Danimarca. Ovviamente noi rivogliamo un pezzo di territorio che ci spetta. Per far ciò pensavo di togliere l'alleanza e poi attaccare le spalle, ma mi sono appena accorto che c'è Return Core Province. Dove io gli chiedo gentilmente se può ridare la core province al... Oh mio Dio, stupendo! È stupendo! Denmark, grande cazzo! Grande Denmark! Adesso lo faccio anche per gli altri due. E non dobbiamo quindi neanche rovinarci il sangue, Cristo! Non dobbiamo neanche rovinarci il sangue! I grandissimi diplomatici della Russia! Vabbè, non ancora la Russia, di Mosca, ecco, dai! Oh, ma quanto è figa quella cosa qua, che non mi devo neanche rompere i coglioni in quella maniera. Quanto è figa come cosa, fighissima, voi non potete capire quanto è figa. Adesso io devo solo aspettare un pochino, intanto continuo a fare curry favor, perché comunque te ne consuma 30, però noi ne avevamo tipo 90, quindi ci sta tantissimo. Adesso aspetto un pochino, poi gli ridomando anche l'altro e poi gli ridomando l'ultimo. E se non mi vuol dare l'ultimo, dove curry favor, se non mi vuol ridare l'ultimo, adesso sono 61, sti cazzi... Perché comunque sia, basta fare una guerricciola e ce la facciamo, no? Ce ne frega un cazzo. Comunque, è spawnato il colonialismo. Io sto cercando un attimino di aumentare lo sviluppo in questa regione, perché tanto le ricerche non le facciamo, tranne questa qua che faccio adesso magari. Perché comunque Corizzaro è già corizzato, quindi buono, vai.
per il resto siamo tutte così e vediamo se riusciamo a far spawnare un po' di colonialismo anche qua a Mosca. Prima è meglio è, insomma. Sono proprio contento di quella roba lì, perché non c'avevo voglia di rinunciare al mio unico alleato. Anche se sto flirtando con la Polonia, quindi probabilmente se mollassi la Danimarca potrei andare con la Polonia. Il fatto è che qui in mezzo stanno in piedi... Aia, ho visto una roba brutta. Qui in mezzo stanno in piedi con le alleanze. I singoli stati non è che siano tutto sto gran godere. Ho visto che la Francia si è presa la Borgogna e adesso sono cazzi. Questo è uno bueno. Tra l'altro sono nostri rivali, né? As the following Appanage, Armagnac, Avenue, Bourbon, Foix and Orléans. Sarà tipo un modo differente per dire tipo vassalli di qualche tipo. Junior Partner, Milan. Ah, proprio, ecco perché. Bacca cane. No, ci si aspetta un futuro molto francese. Per fortuna che sono fuori dal cazzo e spero non vengano mai a rompere i coglioni verso di noi. Affari loro. Potremmo anche essere alleati a questo punto. Però, sai, puzzate, quindi no. Purtroppo non è andata come mi aspettavo. O meglio, è andata al 66% come aspettavo. L'ultima regione qua dice che non abbiamo né core né claim. L'Estonia c'entra in cazzo con quella regione qua. Io dissento, lui dissente. Quindi gli ho chiesto gli ultimi favori di mandarmi dei soldati, me li ha mandati. E gli togliamo indirettamente manpower. Ma purtroppo adesso appena arriva, ecco, la situa qua, dobbiamo andare a rompere l'alleanza. Vedete, a Return Corn fa Do Not Have Any of Our Core Provinces. Ma io sono sicuro che invece questa sia core nostro. O almeno della cosa. Niente, Break Alliance, questo ci metterà... Non con qua, non con qua poi. Dove cavolo è? Break Royal Ties, ma proprio Dissolve Alliance prima e Break Royal Ties dopo. E Danimarca è un po' per i cazzi suoi. Noi serve un nuovo alleato, probabilmente la Polonia. Polonia che, allora, guardando così i numeri, capiamo che gli ottomani sono un palo nel culo e abbiamo bisogno di qualcuno forte vicino. Polonia, Austria, Lituania no, perché andiamo a pestarci. L'Austria, boh, può darsi in verità. Sarebbe comunque meglio della Polonia sotto un certo punto di vista. Secondo me dobbiamo rushare dentro. Se siamo alleati anche noi della Polonia, però forse non vale l'alleanza della Lituania con la Polonia. Guardate, scelgo la Polonia puramente per quel fattore lì. Facciamo l'alleanza militare con lei. Magari non toglie che facciamo anche con l'Austria ne adesso. Ecco, abbiamo un paio di alleanze. Austria, Polonia e Muscoviti assieme nella fede. Almeno siamo paracolati dagli ottomani che se pensano di fare qualcosa si ritrovano un bell'invasione da tre lati e anche se sono più di noi lo prendono in quel posto. Cosa succede adesso con la nostra situa danese? Ci toccherà anche spaccare il matrimonio e poi quando... avremmo fatto tutta la situa, potremmo andare a riprenderci solo quel pezzettino lì, perché a me non frega... Boh, non mi frega neanche un cazzo di avere quel posto qua. Almeno che non sia nelle missioni e ci mangiamo un pochino di... Mi piace perché... Viborg, allora prendiamo Viborg anche, dai. Vedo che qua tutta la Finlandia diventerà il principato di Finlandia, tipo, dopo. Sì, a me non fregava un cazzo, ma va bene. Giusto per fare la missione, avere quella roba lì. Poi c'è anche Slay the Lion of the North... bla bla bla, sti cazzi, se ce ne sarà l'occasione ci ciucciamo qualcosa. Per il resto siamo belli schisci, senza troppe storie da dirci. Siamo un po' indietro con la tecnologia, ma perché ovviamente non c'è arrivato ancora la Gianfranca. Potrei spendere qualche punto ho messo le dito per ridurre il costo, se Dio vuole, dello sviluppo, però comunque cioè, queste cose qua adesso costano, stiamo arrivando sui numeri alti, 15, 14, eccetera eccetera. Immagino di riuscire a farcela, ma immagino anche che ci sarà da aspettare ancora un momento. Niente news per ora, siamo un bel po' lontani da tutto. Non so se voglio andare a pette di nuovo con Novgorod e chiuderla qua, giusto per fare l'ultima botta con la Lituania, o se aspettare ancora un attimino per vedere come si mettono le situazioni. Però è una fase di transizione di tranquillità. Astrakhan del cazzo lì, tanto non possiamo ancora inglobarcelo perché è al 67% e mi pare che serva di essere sotto il 50, giusto? Esatto, less than 50. Potrei buttarci dentro un po' di prestigio, sempre che questo glielo abbassa di 10, ma arriverebbe a 57. C'è ancora il giramento di coglioni derivante dalla religione forzata, quindi boh.
è una questione di aspettare, dai. Ecco, mi sono appena accorto che quello che teneva assieme la polveriera scandinava ero io, perché appena ho tolto l'alleanza stanno invadendo tutti la Danimarca e io non ho niente in mano, non posso andare a prendere e non posso attaccare anche la Svezia. Sono alleati questi dannati con proprio con la Lituania, con la Polonia, con l'Austria e l'Inghilterra, cioè tutti quelli che supportavano la sua indipendenza. Non so se questa cosa durerà finita l'indipendenza, metti caso, cioè boh, ho fatto la puttanata probabilmente, non lo so, adesso mi si è aperto una rottura di coglioni qua di fianco, perché con la Svezia che fa cazzate può darsi che entrino anche gli altri, quindi devo cambiare un po' gioco, devo avere trust e favor dagli alleati in comune, tipo a me interessa la Polonia, l'Inghilterra non me ne frega un cazzo perché deve venire qua a sbarcare e si piglia cazzi, la Lituania si piglia cazzi. L'Austria mi romperebbe i coglioni, però cerchiamo. Però se la Polonia con me entra prima da loro, non lo so. È un bel casino quello che è appena successo. Io sto cercando velocemente di fare uno spy network per quel pezzettino lì, ma non so come andrà a finire. Dalla velocità vedo che la Danimarca non durerà tantissimo. Cioè, lei è rimasta in piedi giusto perché aveva l'alleanza con me. Solo per quello. Tra l'altro sto più 16, da dove cazzo arriva da sti soldi qua? Sto più... non lo so, più 16 più 21 dalle tasse. Oh, sarà successo qualcosa o forse è stato davvero sviluppare Mosca così tanto, può darsi, non lo so. Diamogli un'altra botta qua o torniamo a 100. Ok, ce l'abbiamo, abbiamo il coso che adesso si dovrebbe spreadare, vediamo se lo si vede su mappa qua. Ecco qua, adesso si arrangia un attimo loro. Vedete, abbiamo fatto quello. A questo punto non lo so, mi viene quasi da chiudere la puntata, anche se è un po' corta. Facciamo l'ultima roba. Metto Climacus Institution Spread. Oppure potrei mettere, l'avevo visto prima, no, era Climacus, mi pare. Andiamo a vedere al volo. Se faccio questo, Climacus è il primo, mi dà anche il morale. Un po' sprecato il morale, forse adesso, forse no. Però almeno chiudiamo la puntata con qualcosa di interessante. Quindi ci dà più spread dell'istituzione, più ridotto embracement cost e in più anche il morale. Grande icona di Climacus. Ci costa 10 Patriarch Authority metterlo su. Quindi scendiamo a non mi ricordo quanto. Ritorniamo a 10. Ma avendo fatto la quest ce ne ridà di nuovo 10. Quindi risaliamo a 20. E abbiamo questo 10% di morale sulle armate. Abbiamo fatto anche la missione. Adesso poi cercherò di capire cosa c'è da fare qua e là. Però questo è, ragazzi. Siamo la seconda nazione con l'esercito più grosso del mondo. Abbiamo delle alleanze più o meno solide. Anche se con la mia ultima mossa abbiamo dato uno squassone al bilanciere del potere nel mondo. Bisogna aspettare che Astrakhan smetta di essere incazzata. Ci è voluto quasi, non lo so, più di 40 anni e ancora le palle girate. E poi appena possibile faremo guerra a Novgorod per un pezzo di Lituania, per un pezzo di Kazan, per un pezzo di Danimarca, cioè che non è Danimarca, ma ci siamo capiti. Un saluto e alla prossima, boys!